Cesare Arzelà di Sarzana si sviluppa nel territorio sarzanese negli anni Ottanta con un solo indirizzo, la classica ragioneria. Solo che recependo le istanze del territorio si arricchisce negli anni del 2000 con un corso molto importante che è il corso turistico, e anche la tradizionale ragioneria viene soppiantata dal corso IGEA, che è un corso di amministrazione gestionale e aziendale. Fino ad arrivare ai giorni nostri, cioè a quest'anno, quando la direzione del MIUR ci ha assegnato anche il corso d'agraria. Questo significa che l'Istituto ha cercato negli anni di recepire tutte le istanze del territorio, sia sul versante dell'occupazione, quindi la necessità di formare ragazzi che possano spendere immediatamente il loro titolo di studio sul lavoro, sia per quanto riguarda poi la formazione superiore universitaria. L'Istituto Arzelà è diventato Istituto Superiore nel 2009-2010 perché comprende un istituto tecnico nel settore economico con i due indirizzi amministrazione, finanza, marketing e turismo, e comprende un indirizzo professionale nel settore dei servizi per l'agricoltura e l'ambiente. Il corso amministrazione, finanza, marketing è un indirizzo di tipo giuridico-economico-aziendale che rilascia al termine del percorso quinquennale il diploma di ragioniere perito commerciale amministrativo. Il piano di studi si caratterizza per alcune cose. Innanzitutto per la presenza di due lingue straniere dalla prima alla quinta. Per lo studio di materie giuridico-economico dal primo anno, con un forte consolidamento nel triennio, e dall'insegnamento dell'informatica di base per i primi 4 anni. Il percorso consente di raggiungere quindi una consistente cultura generale e al tempo stesso di acquisire conoscenze ampie e sistematiche della gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. Il diploma permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie, privilegiando naturalmente quelle del ramo giuridico-economico. Oppure, per chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro, vi sono buone opportunità per l'impiego in banca, per l'impiego in imprese private, presso studi professionali, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, studi di consulenza finanziaria e naturalmente possibilità di inserirsi nel pubblico impiego. Ci troviamo nell'aula di trattamento testi. Questa materia è molto importante perché ci insegna a usare tutti i programmi presenti nel computer. I programmi principali usati durante il biennio sono Microsoft Word, che è il programma base per la scrittura, Microsoft Excel, che è un foglio di calcolo che si sposa con la nostra materia principale, che è l'economia, e Microsoft Publisher, che viene usato soprattutto per l'indirizzo turistico, per creare degli itinerari di viaggio e brochure. E da quest'anno, come il test, viene usato ebook online che i ragazzi possono trovare via internet. Siamo nel laboratorio di scienze della natura e stiamo estraendo il DNA di un kiwi. In questa scuola, anche se è una scuola di comunque tecnico-turistica, abbiamo anche due laboratori, laboratorio sia di scienze della natura che scienze della materia. Questo solo nel biennio, e fa sì che ogni ragazzo abbia comunque una cultura e sappia anche molte cose sui laboratori, su scienze e chimica. Queste due materie si fanno al biennio e servono per una formazione di base scientifica. Il corso turismo è già attivo nel nostro istituto dall'anno 2000-2001 e rilascia allo studente, alla fine del percorso quinquennale, un diploma di tecnico per il turismo. Il corso di studio è caratterizzato innanzitutto dallo studio di